Buona giornata, ciao Elisa. Ciao, buongiorno. Elisa Crepas con noi, ufficio supporto di Axel Technology, e un saluto da Claudio Astorri, radio specialist di Axel Technology. Buona giornata a tutti. Questa sessione di webinar di Axel Technology è dedicata a DJ Pro, che è il nostro sistema on air, il sistema on air di messa in onda di Axel Technology. E questa sessione è dedicata a coloro i quali non hanno già un uso esperto del sistema. Noi presupponiamo, per averlo indicato anche nell'invito al webinar, che in questa sessione ci siano dei partecipanti, che salutiamo tutti, naturalmente da tutta Italia, che possano, come dire, apprezzare una presentazione un po' generale di DJ Pro. Quindi il nostro compito qui è quello di introdurvi nel sistema DJ Pro. Prima di tutto speriamo che tutti stiate bene. Elisa e io stiamo bene, ma abbiamo preferito in questo momento tenere le mascherine. È arrivato anche questo DCPM abbastanza repentino, quindi benissimo, speriamo che tutti voi stiate bene. Eccoci qui. Allora, la location vogliamo introdurre brevemente. Siamo all'interno di questa azienda, che è Axel Technology, che si trova ad Anzola, in provincia di Bologna, molto vicino a Bologna. Qui ci lavorano 40-50 persone, e quella che vedete, dove siamo seduti Elisa e io, è la postazione demo, dove sulla sinistra abbiamo DJ Pro, e vedremo poi che Elisa anche manovrerà un pochettino per noi. Abbiamo poi la rappresentazione del nostro mixer Oxygen 3000, una delizia digitale anch'essa, e da questo lato c'è un software che sta dando tante soddisfazioni ad Axel Technology, che è VJ Pro, che forma, diciamo, anche una bella suite insieme a DJ Pro ed altri prodotti di cui tra poco vi parleremo meglio. Quindi ancora una volta benvenuti, buona giornata, parliamo di DJ Pro. Elisa, quando si dice che DJ Pro è un prodotto stabile, si dice una cosa verissima, tu certamente, che sei sul supporto. Certamente. Allora, chiaramente DJ Pro ha come priorità assoluta il fatto di non fermarsi. Quindi qualsiasi cosa possa succedere, qualsiasi imprevisto ci possa essere durante la giornata o anche quando la radio non è presidiata da nessuno, DJ Pro ha vari sistemi per mantenersi in onda, cioè viene a mancare la scaletta, però DJ Pro continua a suonare qualcosa, ci sono programmazioni di emergenza, eccetera, ci sono sistemi per cambiare la fonte da cui prendere i dati, può switchare automaticamente, se viene a mancare il server, su un server secondario o addirittura su dei dati in locale. Un disco locale sufficientemente grande a contenere un backup del server può diventare il server stesso in caso di bisogno, quindi può andare in onda anche la macchina di diretta da sola mentre tutto il resto della radio è completamente fermo. Mi piace aver cominciato con questa dedica alla stabilità, perché è uno dei principi fondanti del mondo broadcast, la stabilità, l'efficienza, il fatto di non fermarsi mai, e DJ Pro in tanti anni, perché è un prodotto che si è sviluppato in tanti anni, ha su questo raccolto una reputazione molto importante. Allora, prima di proseguire, dopo questa dedica iniziale alla stabilità, dobbiamo ringraziare Stefano Grego, che ha organizzato l'evento, e Gianluca Righi, che ne sta curando la regia, che fanno parte in questo momento dello staff che sta lavorando a questo webinar e che, attenzione, è pronto a recepire e ricevere le vostre domande, che potete anche inviarci utilizzando la chat YouTube che si trova nella campana in alto a destra dello schermo che dovreste seguire in questo istante o che state seguendo evidentemente in diretta. La testimonianza della bontà, della solidità e di tutte le altre caratteristiche di DJ Pro sta nel fatto che ci sono circa 1500 DJ Pro installati nel mondo, e attenzione, una buona parte tra l'altro all'estero, diciamolo, questa è un'azienda che lavora tantissimo con l'estero, e abbiamo anche da aggiungere da questo punto di vista che ci sono naturalmente stazioni di tutti i tipi che scelgono DJ Pro, ci sono stazioni singole, stazioni web con un server soltanto, fino a installazioni molto complesse. Vuoi descriverne qualcuna magari, Elisa? Esatto, possiamo avere delle emittenti che gestiscono più radio, più emittenti, l'editore che però gestisce più emittenti dalla stessa sede,
C'è la possibilità, abbiamo dei clienti che gestiscono un numero veramente molto ampio di web radio, tutte dalla stessa installazione di DJ Pro, quindi c'è anche la possibilità di installare sulla stessa macchina più dirette con diverse uscite, questo per le web radio che non sono presidiate normalmente o comunque non hanno del live. Abbiamo delle installazioni semplici di piccole radio dove la macchina di diretta fa tutto, fa la diretta, la programmazione, si possono registrare i programmi sempre su quella stessa macchina e fa anche da server, quindi un computer fa una radio. Andiamo veramente a spaziare dappertutto. Per quanto riguarda l'estero, una cosa molto gradita del nostro DJ Pro è il fatto che supporti altre lingue, ma non solo dal punto di vista della lingua, proprio dal punto di vista della scrittura. Voi immaginate un database delle canzoni, una lista delle canzoni arabe. Chiaramente è necessario poter scrivere i titoli con una tastiera araba. Certo. E DJ Pro supporta tutto questo, non solo l'arabo ma anche thailandese, per esempio il cirillico è stato implementato. Perfetto. Naturalmente l'italiano è, anzi sì, stiamo aggiornando anche le etichette per avere una, come dire, una rispondenza sempre maggiore tra la descrizione e la funzione interessata. Questo è un lavoro che funziona. Peraltro questo lavoro di sviluppo su DJ Pro continua da molti anni e si traduce come dire, in miglioramenti progressivi. Scusami, ti ricordi qual è l'ultima versione di DJ Pro? Così lo diciamo magari. L'ultima versione di DJ Pro è la 21.10.0.12, mi sembra. Abbiamo comunque una segmentazione 10. Quasi di 20 anni, se non sbaglio, no? Sì. Di tantissimi anni comunque di questo software. Prima di entrare magari nel merito proprio di farvi vedere qualcosa di concreto, farvi vedere delle parti del software, permetteteci nella descrizione generale di fare riferimento anche a questioni che poi molto spesso vengono chieste a proposito dei sistemi on air. I formati utilizzati, questa è un'altra delle classiche domande, diciamo, generali. Certo, i formati utilizzati fino a pochi anni fa erano pochissimi, anche perché le limitazioni dipendevano molto dall'hardware. Pensiamo alle vecchie schede audio che molte radio ancora utilizzano, parliamo delle Audiologic, certo. Schede audio eccezionali che dopo 20 anni sono ancora lì in onda in tantissime delle nostre radio, che però non supportano certi formati. Quindi dal punto di vista software ci siamo adeguati già da un paio d'anni implementando l'utilizzo di qualsiasi tipo di formato. Parliamo quindi degli MP4, degli AAC, addirittura i BWF, che sono dei file molto particolari, senza tralasciare i formati più vecchi. Cioè siamo, DJ Pro è ancora in grado di suonare in MPEG, MPG, MP2. Ovviamente il Wave al momento è il formato più utilizzato e preferito, in quanto un formato non compresso che dà un'ottima qualità al suono della radio. Sì, sicuramente. Allora, non per fare un break commerciale, ma vi anticipo che tra 15 minuti, 20 minuti circa, per quelli che vogliono anche sapere il costo del DJ Pro, del software, avremo la presenza qui proprio live anche di Stefano, che vi dirà delle indicazioni, giusto perché non vi manchino tutte le informazioni, comprese quelle anche di tipo commerciale. Io direi che prima di entrare nel merito del software va dedicato un attimo di attenzione a un aspetto credo abbastanza importante, che è la suite. Quello che vedete e che vedrete oggi con Elisa e con me è DJ Pro, ma se voleste e potete vedere queste cose sul sito axeltechnology.com, se voleste avere un completamento della suite per rafforzare la funzione di programmazione della musica e dell'audio, c'è DigiWare. Se volete rafforzare la funzione traffic, quindi programmazione pubblicitaria, c'è Ramcom. Se volete poi fare ancora un processo verso la Vision Radio, come stanno utilizzando tante emittenti, tra cui anche recentemente Rai Radio 2, abbiamo VJ Pro, che è il nostro sistema. Poi c'è anche Social Hub per le migliori integrazioni anche dai social networks. Insomma,
DJ Pro è un po' la punta, diciamo pure così, non tanto dell'iceberg, ma di un sistema e di una suite più ampia. E siamo a disposizione per voi anche per informazioni successivamente a questo webinar sulla completezza della suite. Io direi, ecco, prego. Una cosa che mi preme far notare è il fatto che DJ Pro nasce come software con cui si può fare una radio. Certo. Cioè, in DJ Pro avete tutti gli elementi per fare un palinsesto, per mandare in onda della pubblicità, per mandare in onda una diretta. Gli elementi ci sono tutti, quindi è già un software completo. Gli altri software che sono intorno sono per fare una gestione più avanzata della propria radio. Quindi niente impedisce di partire con poco e aggiungere mano a mano. Cioè, a differenza di molti altri software che obbligano fin dal principio ad acquistare tutto, perché altrimenti non si va in onda, diciamo, nella nostra suite, essendo modulare, si può aggiungere un pezzo in qualsiasi momento. Perfetto. Questo è molto importante per le emittenti magari più piccole, che poi possono magari, esatto, pensare a crescere senza affliggerle subito, come giustamente hai fatto notare, con costi o necessità particolari. Esatto. Pur avendo a disposizione da subito, come abbiamo detto, un software estremamente solido, estremamente stabile, versatilissimo, come vediamo, con mille componenti e con moltissime funzionalità, anche di automazione avanzata, che sono sempre molto preziose. Certo. Io, se sei d'accordo, introdurrei un secondo... i nostri amici che si sono sintonizzati su YouTube, in questo caso, al DJ Pro. Quindi possiamo tornare probabilmente al software vero e proprio. Perfetto. Okay. Qui vedete la parte on air. Okay. Possiamo, cominciare dalle songs? Oppure sì. Possiamo cominciare dalle songs? Vi dico una cosa anche qui, che magari alle piccole emittenti interessa meno, ma che nelle crescite è molto importante. Un'altra, come dire, eccellenza di DJ Pro è nella gestione degli accessi, delle utenze e delle password. Quindi diciamo che quando si lavora anche in modo integrato è bene che, diciamo, anche gli accessi siano molto disciplinati, e c'è una parte che cura gli accessi di DJ Pro che è obiettivamente molto seria. Sì, fra l'altro, visto che hai introdotto l'argomento, io direi di vederla un attimo, anche perché di recente abbiamo aggiunto molte funzionalità riguardanti gli utenti proprio sulla parte della diretta. Le funzioni della diretta possono essere attivate o disattivate veramente in maniera molto molto dettagliata, cioè un utente può fare o non fare molte cose. Oltretutto, un'altra cosa che noi non abbiamo detto, ma secondo me è importante, che ci sono due versioni del DJ Pro. Quella che stiamo vedendo è la versione che noi chiamiamo amichevolmente Classic, mentre poi c'è una versione Enterprise che è un po' più avanzata dal punto di vista della diretta, perché comprende l'utilizzo di due monitor e di una struttura anche multitraccia. Quindi molti di questi parametri, per esempio, non sono selezionabili in questa versione Classic, perché sono riservate alla versione Enterprise. Quindi c'è la possibilità di crescere anche con il DJ Pro stesso, passando, esatto, in un momento futuro all'Enterprise. Esatto, si può partire con un DJ Pro più semplice per poi fare una crescita successiva se si vede che c'è l'esigenza di avere un modulo più avanzato. Versatilità al miglior costo, cominciamo con gli slogan. È vero, perché le possibilità ci sono per tutti e per tutte le tasche, effettivamente. Io direi di vedere le songs. Torniamo alle nostre songs. Radio uguale anche musica, non solo, ma vorrei dire soprattutto musica. E qui vediamo, esatto, siamo entrati nella sezione. Sì, qui stiamo vedendo il database delle canzoni, quindi tutta la lista delle canzoni contenute all'interno di questa radio. La lista naturalmente si può ordinare per titolo, per artista, per categoria, per genere, addirittura ci sono i sottordinamenti, cioè io ordino per artista, poi voglio che le canzoni dello stesso artista siano ordinate per ordine alfabetico, quindi si possono fare addirittura dei doppi ordinamenti.
Apriamo la scheda di una canzone. Qui in basso abbiamo un piccolo player che ci serve per ascoltare nell'immediato un brano. Quindi se io voglio preascoltare adesso Pink, basta che do un play e posso preascoltarmi il brano. Se noi invece apriamo la scheda della canzone, vediamo quali sono i parametri che si possono impostare. Ci sono dei parametri in blu che sono quelli obbligatori, ma molti vengono inseriti automaticamente dal sistema quando si crea la scheda, come codice, il file, l'estensione. E, qui si può gestire la categoria del brano, il titolo naturalmente c'è il suo campo e l'artista. Per l'artista ricordiamoci che c'è anche la possibilità di gestire artisti multipli, per i duetti, per delle canzoni magari che sono cover di qualcos'altro. Quindi è possibile nei campi utente, che poi andremo a vedere, gestire artista 2, artista 3. Spostandoci più in basso abbiamo la nazionalità, adesso questo è in inglese, magari se lo vogliamo mettere in italiano forse è meglio, eh? Esco un attimo. Io capisco che i nostri ascoltatori sicuramente sono tutti quanti. Però avendo l'italiano, perché no? Insomma, giustamente, commutiamo sì. E torniamo no, poi così subito. Vi dimostro, come dicevamo prima, che gestisce varie lingue, non solo nello scrivere in arabo, per esempio, ma anche proprio la gestione delle etichette. Cioè voi questa che vedete, language, può essere in inglese, in francese, in macedone addirittura, italiano, portoghese, spagnolo, arabo, eccetera, anche in cinese. Mettiamo in italiano. E oltretutto è possibile anche gestire lingue diverse per utenti diversi o per i computer. Quindi perfino gruppi multietnici e multilingue, esatto, potrebbero lavorare, esatto, insieme. Sì, se noi pensiamo alle realtà come l'Africa, dove molti paesi hanno avuto una dominazione europea, è chiaro che c'è la lingua del paese e poi c'è l'inglese, il francese. Possiamo tornare Torniamo al Songs. Al nostro Songs. E siamo all'interno. Andiamo, Ecco qua. Però è ancora in inglese, un attimo che lo riapro. Tra i campi che noterete quando poi esatto, che stavamo notando, ce ne sono alcuni molto, molto interessanti, altri definibili. Magari forse vale la pena soffermarsi su qualcuno dei campi esistenti. Esatto, allora vediamo un po'. Dicevamo la nazionalità per distinguere fra le canzoni italiane e straniere. Qui abbiamo un pannello con gli ultimi passaggi del brano, lui può tenere a memoria in questo piccolo pannello gli ultimi 4 passaggi, poi ci sono log ovviamente che registrano anche passaggi precedenti. Si possono indicare i BPM, le battute per minuto, se si vuole fare una radio dance, una radio che lavori in battuta. Abbiamo i parametri di umore, livello, energia, che servono per la programmazione con Digiware. In questo caso parliamo di una programmazione avanzata, certo. Quindi ci sono parametri che sono utilizzabili per la programmazione anche all'interno di DJ Pro, come per esempio i BPM, mentre invece altri parametri come l'umore, il livello, l'energia sono invece utilizzabili solo con lo schedulatore avanzato Digiware. Permettimi di sottolineare come sia molto forte e facile da un punto di vista dell'impatto l'opera delle cosiddette esclusioni, cioè come dire, delle scelte dei momenti del giorno, della settimana o dell'anno, dei mesi, in cui non programmare assolutamente un brano specifico. Come vedete, rispetto ad altri software è estremamente semplice, perché dovete solo cliccare la zona di vostra non interesse, sia un orario, sia una giornata o sia un mese. Esatto, cioè le classiche canzoni d'estate da suonare solo in estate, o le canzoni un po' tristine da suonare solo in inverno. In altri software devi arrangiarti con delle liste che utilizzi, non riutilizzi, qui diciamo che puoi fare già una scelta stagionale, sì, molto precisa. Qui si può cominciare già, esatto, da qui a da decidere. Subito. Oltretutto c'è anche una funzione in più legata ai campi utente,
che è la programmazione a periodi. Cioè è possibile impostare un campo utente dove si stabiliscono dei periodi dell'anno, a priori vengono stabiliti nella fase dei settings, e si può abbinare ad ogni canzone in quali periodi dell'anno può andare. Facciamo l'esempio, i periodi classici di una programmazione radiofonica sono estate, Natale per esempio, quindi si possono fare come periodi resto dell'anno, estate, Natale. Certo. La canzone può andare solo a Natale, ma il bello è che possiamo stabilire di anno in anno quando comincia il Natale. Esatto. O quando comincia l'estate. Quindi solo da quella data il sistema comincerà a mettere in onda quel brano. Quindi diciamo cura della programmazione. Sì. Diciamo cura della programmazione sicuramente. Abbiamo anche i campi utenti, immagino anche per l'uso poi con il Digiware. Esatto, naturalmente. Abbiamo i campi utente che sono tutti utilizzabili con il Digiware. Infatti vediamo dei campi come la subcategory. Proviamo a pensare a categorie come il rock. È suddiviso in rock classico, punk, heavy metal, c'è veramente di tutto. Quindi la subcategory ci può aiutare a fare una programmazione un po' più dettagliata. Ok, direi che possiamo vedere magari, se me lo permetti Elisa, anche perché è un altro punto di forza del software, la forma, chiamiamola la forma d'onda, come sintetizzano okay. alcuni. No? Andiamo a vedere. Perché il recorder, il nostro registratore. Andiamo a vedere il nostro registratore che a mio avviso ha anche un impatto visivo molto accattivante. A me, devo dire, questa è una parte che piace molto. Però questa parte qui va fatta un po', almeno vedere. Esatto. E qui naturalmente possiamo selezionare i tempi dell'intro. Esatto, qui si può stabilire anche l'attacco della canzone. Per quei brani che cominciano troppo piano, cioè del parlato all'inizio o del bianco, l'intro, che è il punto dove lo speaker potrà cominciare a parlare, l'outro, funzione poco utilizzata, ma una volta andava, che è dove lo speaker può ricominciare a parlare. E che raccomando caldamente di utilizzare, perché è prezioso stabilire dove deve intervenire il conduttore. E poi c'è lo stacco finale, abbinabile anche a un mix out. Adesso qui si vede poco perché è un mix out molto breve, però se noi ingrandiamo la forma d'onda, vedete che qui c'è una curva durante la quale viene mixato il brano all'elemento successivo. E questo mixaggio rimane ovviamente lo stesso per gli utilizzi, salvo modifiche che possono essere fatte nei passaggi esatto. disco a disco da memorizzare, sì. che è molto importante sapere che esistono e che ci esatto. sono. Anche gli hooks abbiamo nel caso, possiamo lavorare anche sui ritornelli. Sì, esatto, si possono abbiamo impostare parecchie feature da questo punto di vista molto convincenti. Esatto, direi. Si possono impostare dei refrain, li abbiamo chiamati. Refrain, esattamente. E, è possibile anche modificare, ovviamente aggiustare i volumi e i livelli dei brani, quindi c'è prevista la normalizzazione, la modifica a livelli per alzare o abbassare il volume. Direi molto bene. Allora, diciamo che abbiamo dato un'occhiata dentro DJ Pro nella parte songs, ma ovviamente la parte songs è una delle componenti, non è l'unica componente che avete a disposizione. Abbiamo tantissimi moduli, in effetti, vorremmo un po' farveli vedere, ma poi, come dire, descrivervene un po' altri. Ecco, la parte songs si occupa veramente soltanto dei brani, che sono quelli che di solito richiedono una programmazione un po' più dettagliata, un po' più ricercata. Tutto il resto è organizzato in categorie all'interno della parte audio, audio manager. Il vantaggio è che potete creare innumerevoli categorie, non c'è un limite a quante categorie creare. Quindi chiaramente, se voglio indicare i jingles che uso piuttosto che i liners, creo tutto quello che voglio. Esatto, insomma. Posso addirittura creare una categoria per ogni programma, così ogni conduttore avrà una sua personale categoria dove ci sono i suoi jingles, le sue sigle, le basi del suo programma, ed è tutto radunato in una stessa unica categoria. Ne apriamo una, per esempio quella dei jingles, e all'interno noi troviamo i jingle della nostra radio che a loro volta sono organizzati in categorie, perché così io posso fare delle programmazioni per categoria e dire suonami un jingle di tipo visual jingle e lui potrà scegliere fra questi cinque, a rotazione ne suonerà uno fra questi cinque. Molto importante, quindi anche qui, come nel caso delle songs che avete visto, DJ Pro
dà anche delle soluzioni di programmazione, non solo di inserimento e di gestione dell'audio abbastanza avanzato. Esatto. Poi possiamo velocemente dirvi che c'è anche la gestione del segnale orario, dove si possono personalizzare segnali orari con diverse voci oppure diverse basi. Per esempio, un cliente ieri mi ha chiesto la personalizzazione del segnale orario perché ha delle basi diverse con degli sponsor. Quindi in certi orari andrà uno sponsor, in altri orari ne andrà un altro. Questo è molto comodo anche per emittenti automatizzate, che possono comunque avere l'occasione di dare un segnale orario anche in assenza di personale on air. Assolutamente, molto, molto il segnale importante. Orario è totalmente automatico. Poi c'è un'altra gestione ancora, oltre a quella delle songs e dell'audio. Abbiamo anche la possibilità appunto delle news, qui molto brevemente, abbiamo esatto. un modulo che alcuni utilizzano. Abbiamo un modulo news che fa in pratica il montaggio automatico dei notiziari, ovvero c'è un modulo dove si va semplicemente a impostare quali sono la sigla iniziale, la sigla finale e la base di questo notiziario. Poi c'è un secondo modulo dove registriamo le nostre notizie su bianco, quindi... E infine il modulo di composizione, dove andiamo a dire dentro al notiziario con quelle sigle, qui ci sarà la lista delle notizie, adesso è vuota perché non c'è nulla di registrato, ma semplicemente si sceglie la notizia, la si passa sotto e poi si invia il notiziario. Questa cosa può essere comoda per cambiare i notiziari all'interno della giornata. Le notizie sono sempre le stesse. Però se noi le registriamo separatamente e componiamo il notiziario in maniera diversa ogni volta, tipo questa notizia la metto alle 9, non la metto alle 10, la rimetto alle 11, con poca fatica e poche notizie possiamo sempre creare dei notiziari diversi. E possiamo pensare a un aggiornamento quindi non tanto della registrazione dei blocchi del giornale radio, ad esempio, ma esatto. un aggiornamento ora per ora della notizia o delle due notizie esatto. nuove che sostituiscono le precedenti, in modo da avere esatto. l'automazione nella messa anche in onda. Anche solo registrando un paio di notizie nuove e riutilizzando alcune di quelle vecchie, noi possiamo fare un notiziario con uno sforzo veramente minimo. E questa è una tecnica, ripeto, interessante laddove, ripeto, la produzione non preveda che il giornale radio è un evento letto in diretta o interpretato in diretta. Esatto. In questo caso è preziosissimo, ma vorrei dire anche per orari notturni, ad esempio, in qualche sì. caso. O sì, comunque viene orari utilizzato non... per il meteo, per esempio, può essere comodissimo. Come vedete abbiamo già toccato diciamo dei temi molto interessanti, abbiamo toccato la musica che è il contenuto, uno dei contenuti della radio, abbiamo toccato l'informazione, l'attualità, hai detto meteo, si può gestire anche l'infomobilità, si possono gestire naturalmente molte cose. Direi che potremmo dare un'occhiata anche al modulo on air a questo punto, dopo magari forse prima ci occupiamo di scheduling, andiamo a occuparci, lasciamolo on air un po' in fondo. Sì, lasciamolo per ultimo, per ultimo. Anche perché è quello dove c'è di più da vedere. Lo scheduling del DJ Pro è pensato per due motivi: primo, per fare dello scheduling vero e proprio; secondo, per essere sempre pronto a mandare qualcosa in onda qualora venisse a mancare la programmazione. Per esempio, se si acquista anche Digiware, che è il nostro schedulatore avanzato, ed è molto avanzato perché crea delle playlist giornaliere molto sofisticate, può darsi che qualcosa vada storto, per esempio che il nostro programmatore sta a casa, si ammala, si dimentica, si ubriaca e un giorno non fa il palinsesto. Ecco, la programmazione di DJ Pro è sempre pronta a intervenire e continuare a mandare qualcosa in onda, ma non qualcosa così a caso, ma qualcosa che noi abbiamo scelto prima con criterio. Lo scegliamo all'interno della programmazione musicale, che è dedicata veramente solo alla musica. Non è nemmeno necessario farne una per ogni giorno, perché se noi ne facciamo una piccola in un giorno, lui continuerà in loop a scegliere questa sequenza. E non stiamo parlando dello stesso brano, parliamo dei brani di una specifica categoria. Quindi in questa sequenza il sistema sceglierà un recurrent, un altro recurrent, un jingle di categoria visual jingle, un altro brano recurrent, un gold e un jingle visual jingle. Poi ricomincerà da recurrent, con brani diversi.
Questa è interessante perché si chiama programmazione con pattern, cioè che addirittura alcuni software non permettono di fare, che invece su DJ Pro la trovi immediatamente, che è estremamente comodo. Se hai il tuo, fatemelo chiamare, algoritmo di programmazione, DJ Pro te lo esegue. Esatto. E non è male questa cosa, perché può essere di un numero qualsiasi, tra l'altro, di eventi successivi. Sì, infatti lui continua ad eseguire questo pattern finché noi non ne inseriamo uno diverso. Quindi certo. Qui c'è solo una programmazione che va da mezzanotte in avanti, ma niente mi impedisce che alle 8 apre la mia radio, comincia un programma, io creo una nuova programmazione con una sequenza diversa che parte alle 10. Poi per esempio alle 11 ne può intervenire un'altra ancora, alle 12 un'altra ancora. Quindi la nostra sequenza per categorie cambierà in base alla nostra giornata, al nostro palinsesto. Permettimi solo un piccolo inciso, vi stiamo facendo vedere delle caratteristiche di DJ Pro in modo anche abbastanza rapido, abbastanza veloce. Non ve l'abbiamo precisato all'inizio, ve lo vogliamo dire adesso, siamo disponibili a farvi anche delle demo personalizzate. Anzi, in questo momento, per varie ragioni, tra cui anche quelle sanitarie, siamo particolarmente orientati a lavorare online e quindi se avete interesse potete contattare ad esempio il supporto per chiedere una demo online oppure l'ufficio commerciale, tra poco ne parlerà Stefano Grego. Abbiamo visto questa, la programmazione musicale, che è quella che sarà il nostro tappeto musicale dell'emittente. Poi dentro l'emittente, oltre al tappeto musicale, ci sono anche molti altri eventi che vanno in onda a degli orari precisi. Per esempio alle 16 in questa radio è programmato il segnale orario seguito dal notiziario. In questo caso faremo delle programmazioni specifiche per orario. Alle 16.30 per esempio abbiamo di nuovo il segnale orario e il meteo e così via. Queste programmazioni intervengono all'interno del tappeto musicale già caricato. Quando arriva l'orario delle 16.30 il sistema inserisce questi due elementi. La differenza con Digiware è che con Digiware invece abbiamo anticipatamente il palinsesto di 24 ore già creato e già concluso. Infine abbiamo anche una programmazione giorni dove per giorni specifici, per data, come vedete, possiamo fare delle programmazioni. Le possiamo fare per tutta la giornata addirittura, o per un'ora, per due ore, per dei programmi specifici. Poi per il resto della giornata può tornare a intervenire la nostra musicale, mentre qui magari abbiamo un programma specifico dove andiamo a scegliere noi canzone per canzone e ce lo andiamo a preparare in anticipo. Ottimo. Possiamo a questo punto passare alla parte advertising, rapidamente, sì. Prima di vedere l'on air. Abbiamo la possibilità di programmare anche degli spot, obiettivamente. Esatto. Abbiamo la parte advertising che ci dà la possibilità di programmare degli spot con delle programmazioni a griglia su base settimanale. Diamo semplicemente la data di inizio e la data di fine della nostra programmazione, attiviamo i giorni della settimana e selezioniamo gli orari che vogliamo per ogni giorno della settimana. Dopodiché è prevista anche la copia sugli altri giorni se i giorni sono gli stessi. È poi possibile vedere un planning. Questo è un planning di cosa andrà in onda questa settimana, quindi giorno per giorno, orario per orario. Si può anche stampare il planning e poi c'è un invio dati che fa l'invio alla diretta. C'è anche la possibilità di una certificazione che fa il confronto fra ciò che era programmato, quindi c'era stato commissionato dal cliente, e ciò che realmente è andato in onda, quindi mostrerà i reali orari di messa in onda del cliente che stiamo andando a certificare. Perfetto. Io a questo punto chiamerei, così facciamo un piccolo break prima di entrare in on air, il nostro caro Stefano Grego, che si occupa in Axel Technology del marketing, ma si occupa anche, è anche il Channels Director, quindi si occupa anche dei canali internazionali. Vediamo un po' se appare all'orizzonte, gli darei volentieri il mio microfono, mentre tu Elisa magari puoi gentilmente cominciare a far vedere magari l'on air, che può essere, come dire, un...
Ok, allora qui intanto cominciamo già a vedere il pannello dell'on-air, che è piuttosto abbastanza semplice e comprensibile, anche se ci sono molte funzioni all'interno. Ecco Stefano. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie mille Lisa, fantastica introduzione. E, insomma, quello che mi piace tanto ogni volta che sento parlare Lisa, Gianluca e tutti i colleghi che lavorano in Axel e seguono questo settore è la competenza, la passione nei confronti di queste tecnologie. C'è una grandissima esperienza che specialmente il nostro supporto riesce poi a mettere a disposizione dei clienti quando si tratta di aiutarli a far evolvere il loro palinsesto, a migliorare il loro prodotto editoriale. Questo è un grandissimo valore al di là degli aspetti strettamente tecnici, che ovviamente sono fondamentali, perché affidabilità, stabilità, completezza delle funzionalità sono ovviamente ingredienti imprescindibili, e questo lo trovo molto bello. Continua Elisa, vai con la parte live, io ti seguo. Ok, allora qui stiamo vedendo il pannello della nostra diretta. Le funzioni principali naturalmente sono la visualizzazione della scaletta, che mostra tutti i brani al momento caricati. Come vi dicevo, si tratta nel nostro caso di una programmazione per tappeto musicale, quindi carica solo alcuni brani per volta, poi quando finisce ricomincia a caricare quel loop. In questo caso vediamo le canzoni, quella in onda è questa qui in alto con i suoi counter, c'è un counter che va in avanti invece down all'indietro, e poi abbiamo anche un pezzettino di post markout, che è quello che viene suonato se ci troviamo in modalità manuale. Per passare alla canzone successiva è semplicissimo, noi possiamo fornire anche un tastierino dedicato che comprende tutte le funzioni principali del DJ Pro e si possono operare in maniera semplicissima, semplicemente spingendo un tasto soltanto. Anche con una normalissima tastiera del computer le funzioni principali sono disponibili sia tramite il mouse sia tramite la tastiera. Per esempio, voglio passare al brano successivo, premo invio e ho già fatto un next immediato. Altre funzioni, allora ci sono naturalmente lo stop, e c'è il preascolto, questa poi è la canzone in onda, quindi l'unica cosa che possiamo fare sul brano in onda, però per esempio possiamo farlo anche in corsa, è cambiarne lo stacco, cioè il termine di questo brano, quindi accorciare il brano immediatamente. Come dicevo, quando noi finiamo il palinsesto, lui carica già automaticamente tutti i brani successivi, diversi rispetto a quelli precedenti. Per l'inserimento abbiamo un pannello apposta, dove possiamo inserire canzoni, per esempio. Possiamo anche vedere in maniera più ampia il database delle canzoni. Si possono fare ricerche, si possono filtrare canzoni, per esempio, solo per categoria, per un certo artista, per un certo anno. E poi ci sono tutti quanti gli inserimenti delle altre categorie di audio. In questo caso ho aperto il pannello dei jingle. Si possono programmare quante categorie vogliamo, come dicevo prima, quando cominciamo ad averne tanti e non ci bastano più queste piastrelline, ci sono delle pagine successive che tengono sempre fermi in alto questi programmi fissi, che sono importanti perché li utilizziamo sempre, e in basso si possono programmare tutte quelle categorie personalizzate. Poi un'altra cosa molto utile che piace sicuramente ad ogni radio sono le hotkeys, sono i tastierini dedicati. Le hotkeys sono programmabili, anche in questo caso ne possiamo programmare quante ne vogliamo, perché arriviamo fino a un bel 100 tastierine dedicate. In ognuna ci possiamo mettere dentro tutto quello che vogliamo. Cioè, per esempio, vediamo questa. Ecco, questa è completamente diversa da quella che abbiamo visto prima, dove c'erano solo degli effetti. Per esempio questa era quella di prima, e vediamo che ci sono i classici effetti, gli applausi, il suono del campanello, il telefono, e le risate, queste cose qui.
si possono anche mandare in loop, alcuni di questi sono stati programmati per andare in loop. Come funzionano? Le tastierine sono due, vedete, una è bianca e una invece è gialla. Nel tastierino dedicato avremo due file di pulsanti, uno bianco e uno giallo, basta premere il pulsante con il numero corrispondente e partirà l'effetto. Oppure si può fare anche tramite il mouse, semplicemente cliccandoci sopra, e ogni volta che ci clicco sopra ricomincia da capo, quindi si possono anche fare un po' di effetti divertenti. Ti volevo fare una domanda. Una suite con così tante funzionalità, c'è un pacchetto dove oltre alla parte strettamente legata alla messa in onda ci sono le componenti di produzione, di news, il traffic, lo scheduling. In realtà è declinabile in mille contesti anche molto diversi tra loro, e questa è una cosa molto interessante di questa soluzione. Noi abbiamo installazioni che vanno dalla piccola community radio fino al grandissimo network nazionale, magari con 80 sedi regionali. Da cosa deriva secondo te questa duttilità della soluzione? Beh, come dicevamo prima, intanto dal fatto che non è una soluzione che obbliga a comprare il pacchetto intero, cioè è una soluzione modulabile, cioè c'è una parte principale che è questo nostro DJ Pro, che poi comunque dicevamo c'è in due modalità, Enterprise o Classic, al quale si aggiungono veramente moltissimi altri software satellite che si adattano ad ogni esigenza. Oltretutto anche la vera e propria configurazione del sistema, essendo un software che lavora con configurazione server client, è possibile configurare innumerevoli server, innumerevoli client, gestione di varie radio, basta semplicemente installare le due radio in due cartelle differenti del server, basta collegare il client alla cartella che vogliamo utilizzare e noi possiamo gestire addirittura dallo stesso computer, possiamo gestire i database di brani, audio, eccetera, di molte emittenti. Quindi mi stai dicendo affidabilità, duttilità, scalabilità, che sono tre aspetti fondamentali, manca il quarto, che è il prezzo. E allora ne parliamo un attimo. È di quello ci devi dirti. Esatto, adesso vi dico io. Come diceva Elisa, la soluzione può scalare in verticale e in orizzontale. Vi do qualche elemento economico, perché bene o male poi di questo anche bisogna prima o poi parlare. Il DJ Pro Classic costa 2.220 euro di listino e la manutenzione annua costa 330 euro. Due parole sulla manutenzione, l'ho detto un po' prima e mi ripeto, è un grandissimo valore aggiunto, perché Elisa, Gianluca e tutto il team del support hanno una tale esperienza che al di là, come dire, di rispondere alle puntuali richieste su un malfunzionamento, una cattiva interpretazione del comando, sono anche in grado di aiutare il cliente a guidarlo nel processo di evoluzione dell'offerta editoriale, e questo secondo me è un aspetto molto importante. Ma, visti i tempi, abbiamo pensato anche, e approfittiamo di questa occasione per parlarne e per introdurre questa modalità di fruizione dei nostri prodotti software, anche un modello diverso, che è il modello del lease. Quindi non vado più a comprare una licenza, vado a comprare un servizio dove nei nostri confronti ci si impegna per almeno 36 mesi, poi si può continuare, e nell'ambito di questo canone mensile è incluso il diritto di utilizzo del software, nonché anche il supporto. Anche in questo caso, per parlare di cose molto concrete e misurabili, considerate che il canone per il DJ Pro Classic è di 99 euro al mese. E quindi questo è, come dire, un approccio molto interessante. Ovviamente ci spostiamo dai capex, quindi investimenti strumentali, a canoni. Quindi anche da un punto di vista fiscale, non solo perché si spalma nel tempo l'investimento, ma anche perché fiscalmente alcuni potrebbero avere agio di un canone rispetto a un immobilizzo di capitali, quindi un'acquisizione di beni, questo può essere un modello interessante. Questi sono i prezzi ovviamente che possiamo applicare su tutta la gamma della famiglia DJ Pro. Adesso vi abbiamo dato giusto un esempio per consentirvi di fare una valutazione. Perdona se ti ho interrotto, continua pure. Anzi, okay. Io lascio la parola a Claudia a questo punto, quindi ci
Così di riscambiate. Così siamo dei scambisti. Allora, abbiamo appena visto queste hot keys, quindi questo tastierino utilizzato tantissimo dalle radio, perché non solo per gli effetti, come stavamo dicendo adesso, oppure per i jingle può essere utilizzato, è molto comodo anche per le basi. Cioè quando si parla, invece che dover caricare la base in scaletta, possiamo anche veramente fermare la diretta, tenerla ferma e intanto ci suoniamo la base dal nostro tastierino, che ci dà anche un po' più di libertà. Poi dopo, quando siamo pronti a partire col brano successivo, possiamo o mettere in automatico e parte da solo, oppure dare il next e rimanere in modalità manuale. Ecco, la modalità manuale automatico è indispensabile assolutamente per qualsiasi tipo di regia radiofonica, perché la radio, ricordiamocelo, è un media molto molto dinamico. Poi abbiamo qui in basso degli altri pulsanti, abbiamo visto quello riguardante le hotkeys, quindi i tastierini, poi ne abbiamo uno dedicato ai social. Adesso qui non abbiamo ricevuto messaggi, però nel caso avessimo collegato per esempio il nostro Social Hub, che è il software dedicato alla connessione con i social, ma non solo, anche con gli SMS, basta una schedina e un receiver GPS, qui vedremmo i messaggi, gli SMS e le cose che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Qui abbiamo una board dove ci possono essere per esempio le informazioni che riguardano il brano, qui non ce ne sono, qui abbiamo le informazioni, ecco, per esempio sulla prossima canzone, i dettagli che riguardano il prossimo brano. Nella scheda del brano potremmo anche scrivere delle note, delle informazioni, e le vedremo qui sotto. Qui possiamo addirittura collegare la nostra pagina Facebook in modo da averla sempre disponibile e poterla vedere. Si può veramente collegare di tutto a questa board. Abbiamo anche un recorder che serve per registrare il programma mentre questo sta andando in onda. Quindi a seconda, cioè se noi facciamo entrare nella scheda audio l'audio che sta uscendo dalla nostra radio, l'audio completo, possiamo registrare i nostri programmi per poi mandarli in onda in replica durante la notte o durante il weekend. External Command è un pannello dove si ricevono dei comandi esterni, serve per fare per esempio i collegamenti esterni via satellite, via streaming, eccetera. Abbiamo i log sono importantissimi perché ci dicono cosa sta succedendo nella nostra radio, se cancelliamo un brano, se inseriamo un brano, vi permette di tenere veramente sotto controllo quello che succede durante la diretta. Permettimi di salutare qualcuno che ci sta tra l'altro facendo anche dei complimenti, grazie, ci vediamo soprattutto Elisa, Mario Modica, ti salutiamo, molto interessato. Ciao, grazie. Mario. Saluti veramente a tutti quelli che ci stanno seguendo da questo punto di vista. Soprattutto il microfono, mi sembra, grazie della segnalazione. Allora, Elisa, io non so, credo che tu la parte on air l'abbia vista già. Sì, direi molto. Che abbiamo visto. Io mi soffermerei, se sei d'accordo, su alcune componenti che sono incluse in quel DJ Pro che anche la piccola emittente può acquistare. Io mi riferisco ad esempio al DJ Live Remote. Sì, DJ Live Remote, vi faccio vedere questo piccolo pannello. Dunque, qua. Che è un sistema attualissimo. Sì. Smart working. Piccolo pannello che riprende quello della diretta, perché è veramente molto simile e in effetti si collega con quello della diretta. Collegandosi, adesso questo purtroppo non è collegato con una diretta, comunque collegandosi qui voi vedete tutto quanto il palinsesto che sta andando in onda nella vostra radio, ma dovunque voi siate, quindi a casa, in esterna, dentro un locale, stiamo facendo una diretta da una piazza, qualsiasi cosa, basta un semplice computer portatile, una buona connessione a internet naturalmente e questo pannellino che si può installare su tutti i computer che voi volete. Peraltro è stato soggetto
ha forte evoluzione negli ultimi 2 anni questo modulo, e devo dire questo è un bene, perché è possibile assolutamente utilizzarlo per smart working, per avere conduttori fuori sede senza i problemi naturalmente della condivisione. Esatto, voi provate a immaginare, voi siete a casa, avete davanti questo pannello che riproduce ciò che sta succedendo nella diretta, e voi potete per esempio suonare un brano, fermare, mettere in manuale, cancellare un brano in scaletta, certo. Oppure potete far partire la pubblicità. Potete parlare, per esempio, perché ovviamente la vostra voce arriverà dall'altra parte, quindi voi sentirete cosa sta andando in radio, ma la radio riceverà anche la vostra voce. Quindi è non come essere in studio, ma quasi. Direi di sì. Ci sono poi funzioni molto importanti, ad esempio i voice tracks, no? Questa è una domanda tipica. Sì. DJ Pro fa i voice tracks. Esatto. Anche lì abbiamo delle risposte. Sì. Allora, DJ Pro fa i voice track e oltretutto è possibile registrare questi voice track, che normalmente sono questi audio su bianco che uno registra a casa sua ma non sa neanche che cosa sta per andare in onda, magari ha davanti una scaletta ma non la sta sentendo la canzone, non è come andare in diretta a registrare un programma, lo sappiamo. Ebbene, in DJ Pro c'è la possibilità di lanciare una diretta proprio per registrare i voice track, che riproduce assolutamente la scaletta, quindi voi sentite solo la fine del brano, parlate, fate il vostro intervento, poi fate il vostro next, c'è la base, c'è tutto quello che volete, passate alla canzone successiva e prendete l'intro del brano, ma tutto sentendo quello che effettivamente andrà in onda. È proprio un live feel, come è si un live dove si fa velocemente, perché comunque ascoltiamo solo la parte finale e la parte dell'intro del brano. Abbiamo una domanda da Davide, che salutiamo e ringraziamo per essere tra noi collegato qui su YouTube. Oltre alle classiche architetture basate su XLR, DJ Pro e i prodotti di Axel, come si integrano con il mondo IP tipicamente Dante? Questa è una domanda molto tecnica, sì, direi. Sì, molto tecnica. Allora, diciamo che DJ Pro, da quel punto di vista, se ne frega abbastanza. Cioè, a DJ Pro basta vedere le uscite e gli ingressi della scheda audio che mostra Windows. A quel punto lui può utilizzare tutto. Quindi qualsiasi cosa voi vogliate utilizzare per trasmettere questo suono, se lo vede Windows, lo vede DJ Pro. Perfetto, questa è la risposta, diciamo, più chiara. Tra le altre componenti, e qui ci avviamo, direi, verso anche, diciamo, la conclusione almeno della presentazione, abbiamo altre componenti interessanti, oltre il DJ Live Remote di cui abbiamo parlato. Ad esempio mi viene in mente il DJ Streamer, che è anche molto importante. Esatto. Che è il modulo per la trasmissione direttamente sul web. Esatto. Che si appoggia a dei server Shoutcast e Icecast, manda il segnale a questi server, poi è chiaro che da lì in poi viene gestito da chi si occupa poi di fare il sito. È comunque da sottolineare che è parte di DJ Pro, quindi sì. Non è un modulo, diciamo, che dovete pagare a parte, piuttosto che... Ecco. Un'altra cosa molto interessante, a cui anch'io tengo sempre molto, è il servizio dato ai conduttori. E una cosa carina, la definisco carina perché mi piace proprio da un punto di vista anche di come appare, di come si presenta, è il Presenter Board. Il Presenter Board è, diciamo, un'interfaccia che può servire, come dire, per varie funzioni. Sono informazioni che vengono dal sistema, ma tipicamente di uso per i conduttori, integrate a funzioni che possono venire dal web e dai social. E insieme formano questa, diciamo, questo cocktail di utilità, oltre che di informazioni, che naturalmente aiutano il conduttore nella messa in onda. Al di là della visione dello schermo, diciamo pure semplice, dell'on air, che naturalmente è un po' tecnico e richiede poi un'attenzione diversa. Esatto, questo è il nostro presenter board, molto utilizzato soprattutto nello studio speaker. Il regista di solito è in una stanza separata dagli speaker, e gli speaker devono in qualche modo vedere la scaletta, il countdown, il count up, l'intro per esempio è molto importante. Allora, tramite questo presenter board, che usa un normalissimo browser, in questo caso credo sia Chrome,
con un normalissimo browser in tutta la vostra rete interna, in tutta la vostra radio, potete vedere questo pannello che mostra cosa è in onda, cosa sta per andare in onda, la durata, il countdown, il count up, eccetera, eccetera. E poi eventualmente si può anche navigare, qui fa vedere anche la pubblicità, la prossima pubblicità quando andrà in onda, e si può anche navigare utilizzando per esempio YouTube, Facebook, così lo speaker può anche intanto informarsi. Nel frattempo abbiamo un'altra domanda da Davide, forse è lo stesso Davide di prima, chissà. È possibile avere, questa era la domanda, più DJ live remote collegati allo studio? E sinceramente credo di no, non riesco a dare una risposta. Non simultaneo, lui credo che intenda simultaneamente. È simultaneo, direi di no, direi anche di no. Perché chi è che ha il comando a quel punto? Cioè rischiamo, certo, che due persone, uno di El Next ma l'altro non voleva. Tra l'altro comunque nelle funzioni, se non sbaglio, più recenti c'è anche il ricollegamento automatico, quindi anche se ci fosse un programma che finisce con un DJ live remote e quello successivo immediatamente collegato, credo che il tempo di scambio sia assolutamente, sì, come dire, modesto, quello assolutamente sì, piccolo. Di che cosa ci siamo dimenticati? Di che cosa non abbiamo ancora parlato di DJ Pro? Nel frattempo invece sta arrivando anche un'altra informazione da parte di Diego, che leggiamo tra poco con grande piacere. Dicevo nel frattempo che è possibile... non è ancora pronta la domanda, c'è una riflessione sulla domanda. Allora, di che cosa non abbiamo ancora parlato? Beh, direi che un'altra componente, mi rendo conto, un po' più matura, e anche quello del DJ Split, che non abbiamo menzionato, che forse qui sarebbe anche un po' eccessivo mostrarvi, comunque c'è una componente che permette la gestione poi degli splittaggi commerciali su aree diverse. Naturalmente le radio web non sono interessate, le piccole radio forse meno, ma chi è strutturato commercialmente e che ha più mercati, più bacini commerciali di riferimento, può trovare in DJ Split, collegato a DJ Pro, una soluzione molto avanzata. Certamente. DJ Split può gestire tante uscite audio, che quindi sono dedicate alle varie aree della pubblicità, quante sono le uscite permesse dalla scheda audio. Il limite è la scheda audio lì, però non è il limite del software, non c'è limite. Abbiamo certe emittenti che veramente fanno degli splittaggi importanti, abbiamo emittenti con più di 20 splittaggi per una sola radio. Diego, ecco la domanda di Diego, che chiede come possiamo mettere in piedi una soluzione main più backup. Allora Diego, hai varie possibilità. La prima è se tu hai un server, sia main che backup saranno collegate al server e leggeranno i dati direttamente da server. Poi puoi prevedere un disco un po' importante, un po' grandino in queste due postazioni, dove si vanno a copiare di notte, naturalmente, usiamo un piccolo software che fa le copie notturne dei dati, fa un paragone, va a copiare solo quello che è cambiato, così non appesantisce la radio, sistema e la rete, e hai quindi tutti i tuoi dati ogni notte copiati localmente, puoi andare in onda da locale, puoi andare in onda da server. Questo per avere un backup sempre aggiornato in locale. Le possibilità poi sono veramente tantissime, cioè puoi avere uno o due server. Il sistema ha, il DJ Pro, vi faccio vedere, ha un sistema di programmazione proprio per l'auto-change dei dischi. Per ogni workstation, perché questa è un'impostazione locale, possiamo andargli dire quali sono le connessioni disponibili. Per esempio la prima è il server per noi, e questo è un collegamento server. La seconda è da locale, quindi si va a fare un subst, una mappatura del disco locale dove copiamo ogni volta i nostri dati. Possiamo avere server 1, server 2, local, oppure addirittura l'altra macchina con i dati locali. Bene, direi ottimo. Credo che abbiamo forse esaurito le componenti di DJ Pro, o ci siamo dimenticati di qualche cosa, Elisa? Credo che le abbiamo menzionate quasi tutte. Penso proprio di abbiamo fatto un viaggio. Io mi permetto in conclusione
Ecco, per quelli che magari, non dico siano spaventati, ma hanno visto tante cose differenti, tanta potenza, sappiate che al di là dei costi che adesso magari ribadiamo, una cosa che mi sento caldamente di raccomandare agli amici della radio è di avvalersi di formazione all'inizio. Assolutamente. La formazione, tra l'altro, viene svolta direttamente da Elisa, Gianluca, dal nostro ufficio del supporto coordinato da Stefano Pizzi, e queste formazioni un tempo potevano avvenire sia on site che online, adesso mi sembra che ci sia una preferenza ovviamente. per l'online, ma possiamo fare anche formazione online, questo esatto, è molto importante. Esatto, facciamo spesso formazione online. E poi una cosa che mi preme moltissimo ricordare è il fatto che DJ Pro di possibilità ne ha tantissime. Se io vi faccio vedere i parametri possibili nella diretta, vi mettete le mani nei capelli. E questo invece non deve spaventare, anzi deve rendere più sicuri, proprio perché la configurazione, l'installazione, la configurazione la facciamo noi e la facciamo sempre tagliata su misura, ovvero dei 5.000 parametri attivabili, noi non ne attiveremo mai 5.000, magari ne attiviamo 100, però prima ascoltiamo il cliente, prima sentiamo quali sono le sue esigenze, di cosa ha bisogno e di cosa non ha bisogno. E quindi attiviamo e creiamo solo quello che è necessario attivare. Quindi comunque sia, voi avrete un DJ Pro che non è standard, non è un software che acquistate online, ve lo installate da soli, ma avete un software che viene configurato su misura per voi. E questo è molto importante, e quindi potete avvalervi della formazione. Sta arrivando una domanda da Diego Ferrari. Io conosco un Diego Ferrari di Radio Stella, sarà lo lui? Conosco anch'io, ciao Diego. È lui, ciao Diego. Ciao Diego, che ultimamente ho sentito. E, allora, la domanda, i messaggi audio di WhatsApp. Al momento non è possibile, ma non per colpa nostra. Il limite è WhatsApp. WhatsApp, come pure Facebook, come pure tutti i social network, sta mettendo delle limitazioni veramente pesantissime, proprio per evitare l'uso da parte di sistemi, eccetera. Quindi nel momento in cui WhatsApp ci permetterà di accedere a certe cose, noi sicuramente lo implementeremo. Se è una questione proprio di collegamento, di, come dire, di comunicazione sostanzialmente. Sì, no, ma è proprio la politica di WhatsApp. Di chiusura, certo. Di chiusura, sì. Quindi va usato come un player, va registrato e riutilizzato. Esatto, cioè, ricordatevi che WhatsApp Web è nato da pochissimo, certo. Ma per scelta di WhatsApp, non perché non fossero in grado di fare un WhatsApp Web. Sono molto attenti in questo, molto, dobbiamo molto aspettare chiuso. Che loro decidano di aprire. Lorenzo di Radio Immaginaria, che saluto, anche lui ho sentito proprio ieri, e chiede: è possibile collegare un'altra regia che si trova in un altro luogo da remoto? Allora, se per altra regia tu intendi un'altra persona che vuole semplicemente condurre il programma da remoto, c'è il DJ Live Remote che abbiamo visto. Se invece tu vuoi un'altra regia, proprio fisicamente un computer con una regia che sta da un'altra parte, l'unico modo è collegarsi con una VPN. Ovviamente se sei in un luogo remoto devi avere non solo una VPN, ma devi avere una connessione internet non stabile, stabilissima. Devi avere qualcosa di molto molto potente a livello di internet, perché comunque se sei in un luogo remoto stai comunicando tramite internet. Bene. Però sì, si può fare. Una VPN, si mappa lo stesso drive che è mappato nella nostra radio in sede e si fa, non c'è problema. Benissimo, allora io direi che in conclusione possiamo, anche se non è Stefano qui presente con noi, Stefano Grego, che già ha fatto l'anticipazione prima, possiamo ricordare i costi. Anzi, Stefano sta tornando, si sta riavvicinando. Gli cedo il mio. No, non vuole più. E il costo di DJ Pro Classic per licenza per Workstation è 2.220 euro, come avete già appreso, immagino, da Stefano. Il supporto... Si fida di noi, ci fa molto piacere, siamo molto grati al nostro responsabile di questo. E il supporto vale 330 euro l'anno. Ripeto, il supporto è un beneficio, è un servizio importantissimo, avete accesso a livello telefonico
a lor signori che vi assistono e che vi possono guidare. Ci sono tantissime assistenze che viaggiano anche su TeamViewer, che viaggiano anche, sì, come ecco, dire... ricordiamo che il supporto non è solo la telefonata, ti faccio la domanda, io ti rispondo, no. Per noi il supporto è mi collego a te da remoto tramite TeamViewer, normalmente usiamo questo software, quindi nel momento in cui mi collego io sono fisicamente nel tuo computer e agisco e ti metto a posto le cose io, non ti dico come metterle a posto. Quindi c'è una operatività, diciamo, del supporto che non è solo quella del consiglio, ma che arriva proprio concretamente. Ecco, anche per esempio quando l'utente ci chiede come si fa una cosa, spesso noi non rispondiamo semplicemente facendogli vedere come si fa, perché magari domani se ne dimentica. Molte volte noi rispondiamo mandando via mail un vero e proprio manuale fatto ad hoc per quella persona, con immagini, screenshot, fai questo, fai quello, e quindi mandiamo delle istruzioni che rimangono. Quindi diciamo che il supporto è il valore aggiunto all'utilizzo del software e a mio avviso, se posso permettermi, utilizzarlo è anche un grande time saver, nel senso che una volta che poi voi imparate le cose, che siete autonomi, che le avete imparate bene, poi naturalmente siete in grado di sviluppare ancora meglio le automazioni o comunque le funzioni che vi sono disponibili. Poi ricordiamo una cosa, visto che i nostri... per me sono ascoltatori perché io sono una radiofonica, non sono spettatori. I nostri ascoltatori in questo momento sono italiani. Ricordiamoci qual è la differenza fra avere come relatore, come supporto, un'azienda italiana con sede in Italia e con gli sviluppatori che sono accanto a noi del supporto. Quello che capita spesso infatti è che a Elisa e Gianluca arrivino anche suggerimenti, richieste di implementazione di nuove funzioni. E essi hanno, vi devo dire, una distanza siderale dall'ufficio sviluppo, 3 metri, esatto. Nel senso che sono, proprio, questo è un particolare per giriamo carità fisico, l'angolo. Girano l'angolo e hanno chi sviluppa il software. Quindi diciamo che c'è un ambiente di lavoro che dall'ascolto del cliente all'elaborazione dell'esigenza passa, diciamo, all'elaborazione possibile in brevissimo tempo e in brevissimo spazio, esatto. Soprattutto. Voglio ricordare la modalità che Stefano Grego ha annunciato prima dell'Ease, che è una modalità molto interessante, quindi anziché comprare il software, ripeto, anziché comprarlo a 2.220 euro per poi pagare il supporto 330 euro, avete in 99 euro mensili con un minimo di 3 anni di contratto anche il supporto incluso, 99 euro a mese. Questo mi sembra molto interessante perché soprattutto di questi tempi permette alle emittenti, come dire, no, di non avere un blocco finanziario e come sottolineava anche il nostro responsabile marketing prima, ha la possibilità tutto questo anche di andare fiscalmente sull'area dei canoni dell'utilizzo, quindi potrebbe esserci anche nelle vostre aziende perfino un beneficio fiscale nello scegliere questa ipotesi, non solo un risparmio finanziario nell'immediato. Io vorrei ringraziare tutti quanti, voglio ringraziare Stefano Grego, vorrei ringraziare anche Gianluca Righi che ha fatto una grande regia come sempre, dandoci qualche bacchettata quando serve. Grazie Gianluca, sei preziosissimo e ti ringraziamo e ti vogliamo bene anche per questo. E vogliamo bene naturalmente a tutti quelli che si sono collegati, grazie a tutti voi, vi raccomando, prossima azione potete assolutamente come dire, fare delle richieste al supporto o al commerciale di demo ad hoc per voi, in modo che possiamo rispondervi nel merito della vostra stessa installazione. Mi ricordo anche che sul canale YouTube di Axel Technology trovate tutte le edizioni precedenti dei nostri webinar, compresa questa che sarà ridisponibile, quindi se per caso vi siete persi qualcosa potete anche riascoltarla. Grazie ancora, grazie Elisa. Grazie a te. Buona giornata a tutti. Ciao da Elisa Crepas, Claudia Storri vi salutano da Axel Technology. Ciao.